Ciao mio Beauty Lovers, ben ritrovati! E come vi avevo annunciato, sono qui per farvi vedere la seconda parte dei prodotti che vi avevo fatto vedere un paio di settimane fa con un velocissimo unboxing quando sono andata a derubare l'ormai mitico cavo di My Beauty Routine da Alessandra. E ci siamo fatti arrivare dal magazzino un po' di prodotti che quella volta erano nuovi, adesso ormai è passato un po' di tempo, ma sono comunque nuovi, insomma, arrivati di recente nello store e che mi faceva piacere mostrarvi. Allora, ieri ho pubblicato il video su YouTube e ve l'ho anche linkato nel gruppo, in cui facevo vedere una parte dei prodotti e in cui mostravo una skincare per pelli proprio acneiche. È molto asciutta perché tutti i prodotti che ho utilizzato sono sì, come sempre, idratanti, comunque apportano la loro quota di idratazione, ma in realtà poi rimangono asciutti. Infatti, è una skincare specifica per pelli miste e grasse. Stessa cosa sarà la skincare di stasera perché mantiene le stesse caratteristiche, cioè va a combattere comunque l'insorgere dell'acne, ma con acne, come ho spiegato nel video già pubblicato, se non siete andati a vederlo, andate. E non parlo di quell'acne magari saltuaria che può venire anche alla pelle secca, alla pelle normale, soprattutto in questo periodo con la mascherina o anche a causa di, non so, stravizi alimentari, un pochino di stress, non è quell'acne che va combattuto con l'intera skincare. In quel caso si utilizzano magari dei prodotti, come può essere anche questo, da utilizzare solo localmente, o magari con dei prodotti lenitivi che contengano centella, artemisia, ma che siano comunque specifici per il tipo di pelle vostro, ovvero se avete la pelle secca e normale, comunque andate a cercare dei prodotti specifici per la pelle secca e normale che contengano anche quei principi lenitivi come l'artemisia, come la centella, come ad esempio anche la liquirizia, come ce ne sono anche altri, tanti altri, che vanno quindi magari a sfiammare e a lenire un pochino quei brufoletti che ogni tanto saltano fuori. Potete chiaramente aiutarvi con prodotti da utilizzare localmente solamente sul brufolo o anche con i patch quando ci sono i brufoli, quelli un po' più grossi. Questo perché? Perché se andate ad utilizzare prodotti specifici per le pelli miste e grasse, una pelle normale e secca ne risente immediatamente perché sono prodotti asciutti. Nella stragrande maggioranza dei casi, già che ci sono, regolano anche la produzione di sebo, quindi agiscono sull'acne, cioè l'aiutano comunque a sfiammarla, a ridurla, a ritardarne la comparsa, però agiscono contemporaneamente anche sul sebo perché nelle pelli miste e grasse l'acne, se non è, passatemi il termine, non so neanche se è corretto, se non è, diciamo, patologica, quindi ha qualcosa, una motivazione che deve essere curato da un dermatologo, da un medico specifico, ma è semplicemente un'acne di tipo ormonale come quella che ho io da sempre, dall'adolescenza a tutt'oggi. E viene causata da cosa? Dalla grande produzione di sebo che ha una pelle mista, una pelle grassa che va ad otturare i pori che si infiammano e quindi poi dopo viene creata l'acne perché proliferano germi, eccetera, eccetera. Quindi di solito i prodotti specifici per le pelli miste e grasse e acneiche cosa fanno? Vanno a lenire, a sfiammare la pelle. Cercano in tutti i modi chiaramente anche di tenerla pulita, quindi controllare il sebo e hanno anche una funzione antibatterica. Infatti, vedremo che nei prodotti che vi andrò a far vedere ci saranno diversi agenti proprio che fanno da antibatterici, degli antibiotici naturali, passatemi il termine. Allora, ho fatto un po' di ciance intanto che magari si collegava qualcuno. Vi ricordo che comunque il video poi lo salvo. Tutti i link dei prodotti che vi mostro ve li lascio in descrizione alla fine del video quando sarà salvato. Quindi, insomma, se vi siete persi qualche pezzo, se siete arrivati tardi, non vi preoccupate che c'è modo di recuperare. Allora, senza tediarvi e tenervi qui per ore e ore e ore, iniziamo con questa skincare. Allora, vi mostro come prima cosa questi dischetti alla carota. Sono dischetti struccanti, contrariamente ai dischetti che conosciamo solitamente, che sono esfolianti. Questi invece sono struccanti, sono nuovissimi, sono di Neogen. E se andate sul sito trovate tanti prodotti nuovi che contengono carota, sia nell'estratto direttamente dal vegetale, sia l'olio, sia il beta carotene, perché sarà sicuramente l'ingrediente dell'estate, in quanto la carota, appunto, ricca di vitamine, tra cui la vitamina A di beta carotene,
Fa benissimo alla nostra pelle e ci aiuta a combattere quello che è l'invecchiamento dovuto al famoso photoaging, l'invecchiamento dovuto al sole. Tanto vuoi non vuoi in estate, comunque si spera di stare più all'aria aperta, anche se mettiamo la protezione solare, minimo i raggi passano, insomma qualcosa comunque sulla pelle arriva. Comunque aggiungiamoci che magari un minimo di tintarella, visto che non siamo coreani, non siamo proprio così tutti fan della pelle candida, lo prendiamo, me compresa. L'ingrediente come la carota per l'appunto ci aiuta a combattere il photoaging che fa degradare, passatemi il termine, la nostra pelle. Quindi per quanto ci riguarda è sicuramente l'ingrediente dell'estate. In questo momento io ho solo questi pad, ma in realtà c'è anche la crema, c'è un tonico bifasico, ci sono dei dischetti ugualmente da passare sul viso, mi pare che sia un tonico di Skin Food. Trovate tutto sul sito, ci sono le maschere ovviamente e prossimamente, insomma adesso ci facciamo arrivare i prodotti dal magazzino in modo da poterveli mostrare nelle prossime dirette, però intanto andate a curiosare. E allora, vi dicevo, questi sono dei dischetti struccanti, quindi sono un po' particolari per quello, perché solitamente non lo sono. E fanno per lo step 1, quindi come detersione oleosa, infatti contengono l'olio di carota, l'olio estratto dall'olivello spinoso, l'olio di moringa, e sono molto adatti alle pelli miste e grasse, perché sono molto asciutti, non per altro. E in più, utilizzando il dischetto, vedete, ha una doppia trama, questo qua è più liscio. Questo è leggermente goffrato, ma comunque molto morbido. Ha una doppia funzione, ci aiuta a portare via il make-up o lo sporco barra pelle morta, dipende cosa, se siamo truccati o meno. Mi raccomando, non si usano sugli occhi. E al tempo stesso hanno anche una leggerissima azione sfogliante. Io, ad esempio, passo prima la parte quella più goffrata, quindi quella diciamo leggermente più umida, io la passo su tutto il viso come primo giro e poi dopo passerò l'altra parte per rifinire la pulizia. Eventualmente si può anche ragionare in questo modo: se ho la pelle con dell'acne molto infiammata, posso utilizzare su quelle parti dove l'acne è molto infiammata solamente la parte liscia, vedete la BB cream, e invece questa parte un po' più ruvida magari la riservo alle altre parti del viso dove appunto non ho quest'acne infiammata, perché quando l'acne è molto infiammata, è rossa, scotta, e c'ha anche proprio le pustoline, è meglio non andarla a sollecitare troppo, tant'è che sconsigliamo sempre l'utilizzo dello scrub in questi casi proprio per non andare a infiammare ulteriormente. Allora, l'olio non rimane pesante, a differenza magari cioè, se non siete dei grandi fan dell'olio struccante come me, questo comunque sappiate che rimane abbastanza leggero, tant'è che poi, come vedrete, io non andrò a fare la doppia detersione, ma vi spiegherò anche perché in realtà. Adesso faccio comunque due giri perché ho la BB cream. E questi sono comodissimi, adesso se tanto si spera riprenderemo a viaggiare, che se non si vuole rinunciare allo step della detersione oleosa, sono comodi perché non contiene olio al suo interno, il barattolino, sono imbevuti solamente i paddini, quindi sono comodi da portare in giro perché non rischiamo fuoriuscite e non abbiamo, se dovessimo prendere l'aereo, la questione del liquido perché non ce n'è, quindi li possiamo portare via tranquillamente tutti. Ha un delicatissimo odore limonato, ma appena 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 percettibile, quindi non è per niente fastidioso. Io adesso mi sono pulita ben bene, vado un attimo a sciacquarmi e poi torno da voi. Allora, secondo me una pelle secca li trova estremamente asciutti, quindi potrebbe non trovarli gradevoli. Una pelle normale, soprattutto magari in estate, col caldo, anche come unico step, senza fare la doppia detersione, li può usare tranquillamente, insomma, li può trovare piacevoli, che poi non è questione di poter usare o non poter usare, è questione di trovarli piacevoli o meno. È tutto qua, il fatto. Allora, io mi sono asciugata bene con il mio asciugamanino apposito per il viso, lo tengo solo per il viso, non so. Magari l'ho già detto altre volte anche Alessandro, poi magari lo ripeto, c'è anche qualcuna di nuovo. I coreani ci insegnano che intanto prima di iniziare a fare la skincare bisognerebbe comunque lavare le mani. E poi possibilmente utilizzare per il viso, per asciugare il viso, per tamponarlo, un asciugamano dedicato. Quindi non quello che usiamo per intenderci per asciugarci le mani, peggio ancora se lo utilizza tutta la famiglia, ma un asciugamanino solo per il viso. Questo perché
e portiamo meno microbi sul nostro viso, perché è vero che l'asciugamano lo usi per asciugarti le mani che hai lavato, sono pulite, però comunque sia sulle mani magari c'è sempre qualcosa in più, a maggior ragione se lo usiamo tanti, tutta la famiglia, è bene magari tenerne uno solamente per noi. Allora, io non faccio la doppia detersione, tanto perché mi sento comunque la pelle pulita e non appesantita, ma poi perché vorrei utilizzare come tonico un tonico sfogliante in pad. Quindi ho usato il pad prima e quindi ho fatto un minimo di azione meccanica. Utilizzo un altro pad adesso che in più contiene anche un minimo di ingredienti sfoglianti. Non voglio sollecitare troppo la mia pelle. Chi ci conosce sa bene che continuiamo a ripetere da tempo che l'esfoliazione chimica bisogna farla con coscienza, possibilmente per cicli di un mese circa nei cambi di stagione, eccetera, eccetera. Io il mio ciclo l'ho già fatto, però mi sento di consigliare questi pad, a parte che ancora siamo in tempo, insomma, ancora questo mese si può fare esfoliazione chimica. Però questi pad sono molto 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 delicati, molto più delicati del loro tonico fratello, non proprio gemello, perché il tonico sempre di Son By Me, HA, BHA, PHA, 13 Days Miracle, contiene un percentuale più acido esfoliante, soprattutto i BHA contiene proprio l'acido salicilico, in questo caso invece i BHA sono contenuti all'interno dell'estratto della corteccia del salice, al cui interno è contenuto anche una percentuale di acido salicilico, però non è il principio attivo, diciamo puro, è un estratto di, è un po' come nella bava di lumaca, che c'è una piccolissima percentuale di acido glicolico, minimissima, quindi. E poi contiene tantissimi ingredienti super lenitivi. Proprio ai primi posti, scusate, prendo la scatola con gli ingredienti. Proprio ai primi posti abbiamo l'acido ialuronico, abbiamo la betaina che è un grande protettivo della pelle, abbiamo l'artemisia subito, la centella asiatica subito e poi abbiamo il tea tree che è un disinfettante e un antibatterico, quindi va benissimo per le pelli acneiche, per quello che dicevo prima, per comunque eliminare i batteri che possono poi fomentare l'acne. La centella asiatica è contenuta in diversi attivi, c'è anche la mantica sosside, l'asiatico side, c'è l'allantoina, il pantenolo, l'arginina, quindi tutti ingredienti comunque molto lenitivi, molti, anche idratanti. Per questo che si può utilizzare magari anche un paio di volte a settimana, io perlomeno sto facendo così. Anche un delizioso profumo di menta, fa un po' dentista, però è rinfrescante, piacevole. Anche in questo caso abbiamo una parte più liscia e una parte più leggermente più ruvida. Utilizziamolo a seconda, come nel caso precedente, della nostra pelle, cioè se vogliamo un'azione più delicata usiamo la parte più liscia, se vogliamo un'azione più decisa utilizziamo l'altra parte, leggermente goffrata. Allora, io nel mio caso insisto un po' di più nella zona T perché è quella che mi si lucida più facilmente, perché comunque sia anche con questo blandissimo, cioè molto blando, come sfogliazione, per questo che anche nella scheda prodotto abbiamo suggerito l'utilizzo magari anche continuativo, anche un paio di volte a settimana. Chiaro che se proprio andate al mare a fare la tintarella tutti i giorni sotto il sole, magari quello evitate, però. Finché siamo in città ce lo possiamo permettere. E non ho fatto la doppia detersione perché comunque sia vado a rifinire la pulizia con il dischetto. Anzi, posso anche arrivare proprio dietro, bene dietro all'orecchio, perché non si risciacqua questo, è un tonico. Quindi mi raccomando, evitate il contorno occhi. Quindi gli occhi puliteli bene con un bifasico, non assolutissimamente con questo. E voilà, lascio proprio la sensazione di pelle proprio fresca anche grazie alla menta che è contenuta e anche al tea tree. Dopo tampono un pochino per farlo assorbire. Allora, gli ingredienti che ritroveremo, diciamo, spesso all'interno di questa skincare sono sicuramente la centella asiatica in tutte le sue forme, ma anche il tea tree. Allora, è vero che noi diciamo sempre di cercare di variare, di non ripetere sempre gli stessi attivi, giusto perché avendo tanti passaggi sfruttiamoli per utilizzare anche attivi diversi. In questo caso io volevo anche farvi vedere dei prodotti, quindi poi magari giocatevela voi, non
non so, un paio di prodotti che vi piacciono, che vi sembrano validi, che possono fare per voi, li prendete e li mixate magari con la skincare che già state facendo, per esempio. Cioè, non è obbligatorio seguire proprio la skincare paro paro come ve la sto mostrando io, assolutamente. Ecco fatto. Allora, adesso si è completamente assorbito il tonico esfoliante, però la mia pelle è molto, comunque è molto morbida. Sento che ha ancora bisogno, perché come vi dicevo è una skincare piuttosto asciutta, però è subito morbida, ha comunque un buon effetto emolliente pur non contenendo oli al suo interno. Poi c'è la Essence, questa l'ho fatta vedere anche nel video che ho pubblicato su YouTube, quindi se l'avete visto sapete già di cosa parlo. È quella nuovissima di By Wish Trend, che contiene tra le altre cose il propoli, che è un ottimo nutriente ma è anche un antibatterico, e il miele, stesso discorso, nutriente anche antibatterico, il tè, che comunque è un grande lenitivo, ci aiuta anche un pochino a combattere, diciamo, le rughe, perché è ricco di antiossidanti, e ha una soluzione molto molto liquida, vedete? Quasi si potrebbe mettere col dischetto. Io però lo metto con le mani. È completamente privo di oli, per questo che mi sento proprio di consigliarlo anche alle pelli grasse, perché è molto 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 asciutto, però è veramente veramente tanto ricco di ingredienti. Io adesso ve ne ho elencati solo alcuni, dopo se mai andate a vedere nella scheda prodotto per avere un'idea più precisa, ma è veramente veramente ricco pur avendo una consistenza impalpabile, quindi il che lo rende un prodotto ottimo. In questo caso è completamente privo di profumo, quindi non dà fastidio neanche, non dà, insomma, neanche fastidio a chi magari non gradisce le profumazioni. Allora, subito, subito asciutto, asciugato. È anche vero che ho due fari sparati in faccia, quindi si asciugano veloce, proprio caldo. E allora, passiamo sempre Son By Me, ci sarà tanta Son By Me in questa skincare. Questa nuova linea, nell'altro video ho fatto vedere il tonico, stasera invece vi faccio vedere il siero, tanto per cominciare, e è il Red Tea Tree Cicassoside. Di Son By Me ci sono due linee esteticamente molto simili, questa che contiene il Red Tea Tree e un'altra sempre con la confezione rossa che però contiene la bava di lumaca. La bava di lumaca è un po' più universale, nel senso che comunque sia, appunto, la bava di lumaca aiuta tantissimo chi ha problemi d'acne, ma aiuta anche tantissimo nella prevenzione per le rughe. Quindi anche, siccome è piuttosto asciutto il tonico, la pelle secca direi di no. La pelle normale, ni forse in estate, pelli miste, grasse, che non hanno particolari problemi di acne, o comunque possono inserirlo nella loro skincare, perché magari hanno altri prodotti che vanno a curare un po' più nello specifico quel problema, come può essere questo, che contiene appunto il tea tree rosso, che è un tea tree un po' particolare, e di nuovo troviamo la centella asiatica, quindi è super calmante, super lenitivo e antibatterico. Ha una consistenza veramente liquida. Faccio vedere, vedete come scivola bene? E si assorbe benissimo. In questo caso profuma leggermente di tea tree, per forza, lo contiene. E il tea tree quando c'è per davvero si fa sentire. Cioè, come vedete, si è già assorbito. È vero che uso poco prodotto, onestamente, perché non mi piace usarne tanto. Dopo quello, ognuna, insomma, si regola in base a come gradisce di più. Però è già asciutto, vedete, non lascia neanche appiccicosa, anzi, vedete, fa quasi fatica a scorrere nel mio dito. Poi sarà una skincare veloce stasera. E questo ve l'ho accennato prima, è sempre di Son By Me, Super Miracle, è una spot cream, quindi si mette solamente nei punti dove abbiamo i brufoli, sia quelli più infiammati, ma sia anche quelli un pochino più sottopelle, che sono magari fastidiosi. Allora, anche in questo caso contiene delle percentuali di AHA, BHA e PHA, quindi è leggermente sfogliante. Io preferisco utilizzarlo la sera, anche se non ci sono delle specifiche da parte del brand sull'utilizzo di giorno. L'importante è comunque sempre usare la protezione solare. Io per sicurezza preferisco usarla la sera, di giorno ne uso un altro se ho necessità. Però è molto efficace, fa la sua sporchissima figura. Adesso vi faccio vedere, ha questa formulazione proprio in gel.
quindi è proprio piacevole, è freschissimo. Io lo vado a mettere dove ho un po' di brufolini che mi danno noia. Si assorbe anche in questo caso molto bene e torna il profumo di menta come per questi, che in realtà è tutta la stessa linea, diciamo, eh? C'è anche la crema che vi avevo già mostrato, credo, in dei video più vecchi, forse di quest'inverno. Poi, come... Ah, ecco. Siccome devo mettere il contorno occhi, mi do un attimo una sciacquata alle mani, perché comunque sia, quella cremina contiene un minimo di, appunto, di sfoglianti e io non voglio andarla a mettere sul contorno occhi, perché non succederà niente, però non si sa mai. Tant'è che, se non sbaglio, i coreani stessi suggeriscono di sciacquare le mani prima di mettere contorno occhi, proprio per non rischiare di andare a irritare la zona. Perché è importantissimo mettere sul contorno occhi solo i prodotti che vanno sul contorno occhi. Allora, questo l'ho già mostrato anche nell'altro video, non ha niente a che fare con una pelle acneica, è semplicemente il contorno occhi di Too Cool for School, il Caviar Lime, e serve principalmente per idratare la zona e prevenire la formazione delle rughe. Mi sta piacendo molto perché la formulazione è molto leggera e acquosa, però lascia la pelle morbida, la sento idratata, ha un delicato profumo limonato, appunto, di lime. Ricordo che va messo non troppo vicino all'occhio, altrimenti possono lacrimare o bruciare, ma seguendo la rima dell'osso. Io lo metto anche sulle tempie perché le rughe di espressione si diramano anche qua, quindi è bene mantenere la pelle elastica anche lì. E quello che avanza, come al solito, sul contorno labbra. So che sono ripetitiva, queste cose le dico tutte le volte che faccio i video. Però ci sono tante ragazze che ormai sono esperte, che sono con noi da tanto tempo, ormai saranno anche stufe di vedere la mia faccia. Ma c'è anche chi magari è appena arrivata, è nuova, quindi queste cose non le sa. E allora mi piace ripeterle, quindi se le avete già sentite, portate pazienza. Mi divento ripetitiva come i vecchietti. Allora, come crema, ritorno sulla linea sempre di Son By Me, la Red Tea Tree Cassoside, che è praticamente la stessa del siero. E ripeto, noi solitamente consigliamo di non ripetere gli stessi attivi in tutte le skincare. In questo caso io un po' l'ho fatto per farvi vedere dei prodotti e un po' perché comunque sia non sono, diciamo, dentro questi prodotti non sono contenuti degli attivi che possono, se ripetuti in più step, andare in qualche modo a dar fastidio alla pelle. Vi faccio un esempio: la bava di lumaca, perché diciamo sempre utilizzatela in un solo step? Perché comunque la bava di lumaca esercita anche il controllo sul sebo. Quindi, anche, soprattutto nelle pelli magari normali e secche, se la utilizzano in più step, anziché avere quell'effetto comunque emolliente, eccetera, eccetera, ci fa il contrario, va a seccare la pelle. È anche vero che poi comunque le pelli normali e secche devono cercare delle formulazioni con bava di lumaca specifiche per il loro tipo di pelle, perché sicuramente saranno più ricche di oli e di burri che vanno a compensare magari un pochino questo effetto della bava di lumaca, che fa benissimo per l'elasticità della pelle, perché comunque la leviga, e quindi ci aiuta anche a prevenire le rughe, ci aiuta anche magari a ridurre le linee sottili, quelle magari proprio più leggere, più appena appena accennate, quindi va benissimo per tutti i tipi di pelle nella giusta formulazione senza ripeterlo in troppi step. In questo caso, controindicazioni, diciamo, in particolare non ce ne sono, però ripeto, io è per farvi vedere dei prodotti nuovi. Nella mia skincare, cioè nella mia routine solita, cerco di non ripetere, magari, cioè di non usare più prodotti della stessa linea, ok? Allora, ve la faccio vedere perché è molto interessante, è praticamente un gel. Per questo che è gradito alle pelli molto, che producono molto olio. Contrariamente, non può andare bene per una pelle che ha problemi di secchezza, perché se no, qui di olio non ce n'è, manca proprio quella componente emolliente, quella componente nutriente che invece serve alle pelli più secche. Allora, questi, come vi dicevo, sono tutti prodotti molto asciutti, quindi una skincare intera così può andare benissimo per le pelli grasse tutto l'anno,
magari quando è estate possono addirittura saltare qualche step per alleggerire un po', magari alcuni step li fanno di giorno, alcuni step li fanno di sera, tipo tonico, essence e protezione solare di giorno, tonico, siero e idratante la sera. Le pelli miste invece, che comunque si hanno bisogno di un pochino più di idratazione delle pelli grasse, possono utilizzare invece la skincare completa perché comunque sono prodotti molto asciutti che non vanno a dar fastidio col caldo. Eventualmente, quando poi torna il freddo, certi prodotti si possono mantenere, però lì si abbina dei prodotti un pochino più nutrienti, un pochino più idratanti, no? Di solito il gioco nel cambio di stagione è questo. In estate si tende un pochino ad asciugare, quindi a togliere quegli ingredienti più nutrienti e ad inserirne alcuni più asciutti. In inverno invece si fa il contrario. Quindi non c'è bisogno di buttar via niente, anche perché la maggior parte dei prodotti durano 12 mesi in realtà, a parte quelli bio che durano 6 o 8 mesi, dipende dai prodotti, però basta sempre guardare la scadenza. Ecco fatto. Allora, stasera sono stata velocissima, la skincare è già finita. Sarei già pronta così per andare a letto, per andare a nanna. Quindi, se avete qualche domanda da farmi, bene, altrimenti io vi libero anche dalla mia presenza e vi ricordo che appunto come sempre il video lo salvo nel gruppo, vi lascio il link in descrizione così potete recuperare i prodotti che vi ho mostrato. E nelle prossime settimane, un po' io, con un po' Alessandra, ad ogni modo vi mostreremo dei prodotti nuovi. Tra i prodotti nuovi che voglio segnalarvi, sempre di Son by Me, ci sono delle maschere nuove che io ancora non le ho provate purtroppo perché ancora non sono arrivate, sono in pre-order, quindi andate a vedere e accaparratevele prima che finiscano. Servono, sono una lenitiva stringente purificante, quindi per le pelli miste problematiche, grasse problematiche, una che va bene un po' per tutti i tipi di pelle, che è proprio illuminante, rivitalizzante per quelle pelli un po' spente, anche adesso che usciamo dall'inverno magari abbiamo bisogno di qualcosa per dare un po' una sferzata di energia alla nostra pelle, e un'altra invece proprio per quelle pelli secchissime, aridissime, proprio disidratate, che hanno bisogno proprio di questa botta di idratazione per rendere nuovamente la pelle morbida. Altra cosa molto carina che purtroppo ancora non ho avuto modo di provare, ma spero di provarla presto, sono le maschere wash off di Skin Food. Ci sono in quattro gusti, all'albicocca, tutti fruttosi, molto, molto estivi, sembrano quasi proprio dei sorbetti, vi viene voglia di mangiarli e vederli. C'è l'albicocca, c'è la fragola, c'è pere e menta, che sembra quasi un gelato come gusto, e c'è un classicissimo miele, che quello non fa mai male. Quindi andatela a recuperare nel sito, insomma le trovate tra gli ultimi caricati, avevamo mandato anche delle newsletter, quindi eventualmente potete recuperarli anche da lì. Bene, momento spot finito, io vi saluto e ci vediamo col prossimo video. Un bacione, ciao ragazze!